È tutto pronto per il Ferragosto d'Italia 2016, si tratta della sesta edizione, tre giorni di musica e spettacolo. Si parte questa sera sul litorale di Marina di Butera, nella spiaggia adiacente il Lido Panama Beach. L'evento gratuito più grande del sud Italia ha in serbo tante novità. Sul fronte della sicurezza e della viabilità quest'anno abbiamo messo in campo tutte le forze possibili e immaginabili, da istituzioni di sensi unici a istituzioni di divieti di transito e zona rimozione forzata per cercare di avere il massimo della viabilità e della sicurezza. Ma quest'anno abbiamo cercato di fare qualcosa che non si è mai fatto durante questo tipo di manifestazione. Abbiamo istituito l'organizzazione insieme alla GB Oil un servizio di navetta gratuito, questa è una cosa molto importante, gratuito. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che i nostri ragazzi, i nostri giovani verranno qui nel parcheggio di GB Oil, potranno benissimo utilizzare questo parcheggio e i parcheggi circostanti, lasciare la macchina, prendere questa navetta e arriveranno direttamente sul luogo della festa. Per tutta la durata della festa, sia all'andata che al ritorno, cioè dalle 20 fino alle 3 per l'andata e dalle 4 di mattina fino alle 6 del mattino per il ritorno. Quindi in questo modo evitiamo sia ingorghi che anche pericolosi spostamenti, perché ricordiamo che da GB Oil fino a Marina di Butera e l'evento sono circa 15 km di strada. Non sono strade larghissime, bellissime, quindi noi abbiamo pensato quest'anno di fare anche questo servizio. Speriamo che i ragazzi lo utilizzino in pieno. Tre giorni di manifestazioni, un vero e proprio festival della musica. L'iniziativa porta la firma dell'associazione culturale Suoni e Visioni in collaborazione tra gli altri con Radio Gela Express. Già da stasera ci sarà il primo giorno che sarà dedicato alla musica live con dei gruppi reggae molto importanti del panorama siciliano. Il giorno dopo, cioè la notte del 14, avremo una festa dedicata alla musica commerciale e il giorno 15, la notte del 15, avremo una festa dedicata alla musica house. Tutto questo sempre nell'ambito della dance, tutto dance oriented, sia il gruppo live che le tre serate successive. Sì.